Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con una nuova serie, perché oggi siamo con Rise of Insanity, titolo disponibile su PC, non so se anche su console, titolo indie horror che oggi andiamo ad iniziare insieme. Sarà una miniserie in realtà, perché il gioco non dovrebbe essere lunghissimo, 2-3/3 ore dovrebbe durare, e quindi andremo a vivere questa avventura. Finalmente torniamo su qualche horror, in realtà ne ho un paio da proporvi. Oggi iniziamo appunto con questo qui, quindi mi raccomando, le premesse come sempre per i giochi horror: cuffie, volume a palla, luci spente, se c'è della luce chiudete le persiane, fate buio nella stanza e pronti per questa nuova avventura. E mi raccomando, come sempre, lasciate un like, condividete, fatemi sapere la vostra e partiamo. E attivate anche la campanellina, perché ultimamente, ragazzi, non arrivano più le notifiche dei video. Quindi mi raccomando, è una cosa molto importante, soprattutto in questo periodo. Cioè, sempre importante, però. Keep calm. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dowell. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally, and disturbing thoughts took control of you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it, and if you saw anything worrying. Ok, quindi dopo il filmino inquietante, ma più che altro per il sound, poi le immagini, vabbè, ci potevano anche stare. Allora, vediamo un pochino, clicchiamo. Patient's data. Edward, 41 years old, day September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well, as well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Ok, quindi parla del giardiniere. Vediamo un pochino anche qui, leggiamo il testo. Paziente Edward, intervista preliminare, diagnosi iniziale, testare una nuova terapia e attendere i risultati. Quindi dobbiamo, cioè le prime due sono state barrate, quindi probabilmente dobbiamo testare la nuova terapia e aspettare i risultati, o dovevano, poi non so se dobbiamo fare qualcosa noi. Vediamo un pochino, qui non c'è niente da leggere, aspetta che richiudo, no, volevo richiudere il cassetto in realtà. Mettiamo un po' in ordine, scusate. Allora, lì c'è un libro che con il quale possiamo interagire. Ok, questo è il classico disegno magari fatto vedere dagli psicologi. Vedo un attimino, vabbè, vediamo anche nell'armadio prima di andare in quel libro. C'è una palla. Vediamo.
cassettino con una foto riposta, una foto abbastanza inquietante perché sono stati come cavati gli occhi di tutti tranne dell'uomo, cioè uno forse non il sinistro, non lo so, non si capisce benissimo, di certo del bambino e della presunta moglie, presumo. Era un po' così, un po' inquietante, ma va bene, va bene. Allora, anche qui non c'è niente. Possiamo aprire anche questo. Aspetta che mettiamo, rimettiamo a posto qua, che c'è qualcosa da raccogliere. Una paperella, ok. Ah, cioè, ce la siamo presa la paperella, va bene. E ok, allora proseguiamo anche di qua prima di andare. Vediamo. L'allevamento e la tassidermia degli uccelli di Richard Beerman per il tuo 7° compleanno. Tanti auguri, Steven. Papà. Ok. E oddio, credo non ci sia nient'altro. Qui c'era una gabbia di uccello. Detta così potrebbe suonare anche abbastanza male, ma... Usciamo dall'ufficio? Allora, lì ci sono dei... Scena del crimine. Ok, non si può andare oltre. Vediamo un pochino, c'è anche una macchinina. Prendiamo anche questa. No, questa non la prendiamo, ok. Chiudiamo. Fatemi vedere un attimino perché va un po'... No, vabbè, giustamente magari sto anche... Facciamo che disattiviamo questo, dai, tanto... Ci può stare come cosa. Va un po' più fluido, ma mica tanto. Vabbè, un po' penso anche l'ottimizzazione. Qualcosa che il gioco è un gioco indipendente fatto da un piccolo team di sviluppo. Controlliamo. Allora, dottor Dowell lancia il suo nuovo metodo di trattamento sperimentale. Non sappiamo in cosa consiste, però, questo trattamento. Vabbè, noi proseguiamo, eh. Qui non possiamo andare. Quadri anche abbastanza. Il colpevole chi è? Mi scusi, che fa? Ci lascia con la suspense. Però madre e figlio ha detto. Quindi noi avevamo visto su una foto che era stata messa in un cassetto come a volerla nascondere. Non lo so. Qui è tutto barricato. Qui non si può. Qui neanche. Queste foto non possiamo addocchiarle. Taccuino niente. Cassetto dove ci sono degli spartiti. Pianoforte che poi andiamo a vedere cosa c'era lì. Altro spartito. Madness Symphony. Cose molto allegre, quindi. E allora. Spippoliamo un po' in giro. Altre foto, tra l'altro anche uguali. Sì, sono uguali. Vabbè, magari era produzione low budget, eventualmente. Allora, cara signora Dowell, le ricordo che mi ha dato la libertà di gestire una parte del giardino. Ho deciso di piantare soprattutto dalie che ho risaltato con fiori clematis, non so, non sono un giardiniere. Tutto sarà circondato da papaveri bianchi, sarà deliziata. Edward, che come detto era il giardiniere sul quale stavamo... Cioè, stavamo facendo delle terapie. Perché in questo gioco, se non ricordo male, noi siamo uno psichiatra. Siamo lo psichiatra che deve indagare un po' sulla situazione, deve scoprire cosa è successo. E non ho capito se noi siamo... Vabbè, poi lo scopriremo strada facendo. Però da quello che abbiamo visto inizialmente, c'era quel giardiniere sul quale stavamo, diciamo, noi indagando. Però cercavamo di capire quali erano i suoi problemi. E... Bambino e moglie, non so, erano nostra moglie e il nostro bambino. Theodore Dowell, firma dei genitori, Susan. Ma come educazione fisica 5? Ma mi scusi, etica 6, scienza 6, matematica 6, quindi ambito scientifico, diciamo così. Vabbè.
E c'erano anche dei giochi di un bambino, quindi effettivamente ci poteva anche stare il fatto che è la casa Honey, del please turn off bambino. the TV. It's gonna be stormy. Ok, sentiamo delle voci alla TV. Ah, ok. Ok, per modo di dire. Momento. Era il telefono o era il timer? No, è il telefono. Vabbè, richiamerà, no? E fatemi prima controllare, mi scusi. Amore, ricordati che ho un compito oggi. Che non sappiamo qual è. Ricorda il compito, poi nella mente, cazzo, qual era il compito? Dov'era il telefono? Che l'avevamo pure visto. Corridoio, sì. Am I talking with Dr. Stephen Dowell? Ok, dove siamo? In un... non lo so, in un'altra stanza. Andiamo ad Patient ascoltare l'altra Edward registrazione. 41, day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor, and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Ok, quindi il giardiniere gli ha detto che voleva uccidere la moglie e suo figlio e non aveva né moglie né figlio, quindi... Ma... Cosa qui si complica? Momento che leggiamo tutto. Non è nulla di certo. Venga all'obitorio per aiutarmi con l'identificazione. Allora, mi rendo conto che non ci sentiamo da tanto tempo. A causa del lavoro e della famiglia non ho mai molto tempo. Spero tu stia bene. Comunque, come sta tua moglie, Berta? Adesso sto seguendo il caso di un paziente, Edward, cognome ma sfocato, 41 anni. Lamenta dei problemi di insonnia e di memoria. Ho notato dei piccoli tic. A volte scatta improvvisamente e muove il mignolo sinistro. Mi ha raccontato del suo incubo che ancora lo sfinisce. Si ricorda solo di un sogno. Dice che cerca di uccidere sua moglie e suo figlio. Non riesce a farlo perché si sveglia sempre prima di compiere l'azione. È strano perché Edward è scapolo e non ha figli. Che cosa ne pensi? Credi che sia un indizio di schizofrenia o disturbo della personalità multipla? Ma tu hai più esperienza nella psicopatologia. I miei più cordiali saluti, Stephen Dowell. Ok. Cerebrali, va bene, gli effetti dell'alcol. Allora siamo, vabbè, come detto nell'ospedale, ci aveva detto di andare nell'obitorio per controllare, così proprio lasciati a... Vabbè, probabilmente dobbiamo andare lì, non lo so, sembra una zona più illuminata, ma prima ci... noi ci spippoliamo tutto, abbiate pazienza, ma ci stiamo, vogliamo capire un attimino la situazione. Allora, madre e figlio di 7 anni uccisi. E quindi il libro che... Vi ricordate il libro là dato al figlio per il compleanno di 8 anni, quindi... O non è... questo ce n'aveva 7, il bambino morto, quindi... O non sia... Bazzè, com'è inquietante. O no, non è arrivato per tempo il regalo, o magari era un regalo che ne so, per noi, per lo psicologo, per... non lo so. Ho letto sulla descrizione di Steam che appunto diceva che impersoniamo uno psicologo che deve indagare su degli omicidi. Calcolando che il gioco non sarà lunghissimo, ma abbastanza breve, anche i video non li farò eccessivamente lunghi, così. Magari ve li posto alle 18, così è anche più orario di buio. Vediamo, vediamo un pochino. Voi rimanete sintonizzati, seguite la playlist.
e andiamo verso il buio. Visto delle ombre muoversi, possiamo eventualmente a paperella. Dai, paperella, un corvo. Presumo sia un corvo. Si vede una ceppa, però. Provo a proseguire. Questo è un altro gioco. Faccio muro muro perché non si sa mai. Questo è un altro disegno. Psicologo. Una chiave del suo cuore si trova dove ha iniziato il tuo viaggio. Aspetta. Dove è iniziato il tuo viaggio? No, aspetta, qua mi serve una combinazione. Dove è iniziato il tuo viaggio? Quindi ora onestamente non so se possiamo tornare indietro. Il nostro viaggio è iniziato, vabbè, in realtà nel nostro studio, però non so se possiamo andare nel, tornare al piano superiore. È iniziato magari qui, che ne so. Anche perché non abbiamo, o non ci ho fatto caso io, ma non ho trovato serie di numeri e quant'altro. Ok. Allora, grazie. Fatemi vedere se ci sono dei numeri da qualche... Ah, proprio... Non è che ha aggiunto qualcosa anche qui, no, credo. No. Controlla la vista della stanza numero 6. Questo l'avevamo già letto, sì. Allora, la stanza numero 6, numero 6... ma non ho capito se ci stanno anche dei numeri, perché... Ah, eccola qua. La vista. Ah, controlla la vista della stanza numero 6. Ci sono tre numeri almeno qui. 6, 2, 9. Non credo ci siano altri numeri. Fatemi vedere un attimo. Allora, aspettate che me li scrivo pure. 6, 2, 9. Perché onestamente... Questi non erano caduti prima comunque. Quanti numeri ci servivano a noi? Mi sembra più di... Questi però... Madre e figlio di 7A... Forse il 7 ci può essere utile. È l'unico altro numero, me lo metto come numero bonus. Fatemi vedere se c'è... No, non credo ci siano altri numeri, almeno non li ho visti io. Che detto nella stanza della vista, mi sembra anche giusto. Va bene, proviamo, riproviamo allora ad andare giù e vediamo se becchiamo qualche numero. Sì, me li sono scritti perché non sempre i numeri vengono segnati dal gioco, salvati dal gioco, quindi... Ormai prendo l'abitudine di segnarmeli con un foglietto. Allora, qua... Aspetta, che è sta cosa? Ah, no. Avevo visto qualcosa di blu barra viola, quindi pensavo fosse qualcosa di particolare. Allora, qui, come detto, non c'era niente. Si è rotta la luce. Ah, no, erano tre numeri, vabbè. Quindi... 6... 2... 9. Ok, a posto. Vediamo un pochino. Le porte si chiudono da sole, va bene. C'è qualcuno che batte, ma... Vediamo un attimino, ste luci così non lasciano ben sperare, eh? Comunque, vabbè. Allora, non corrispondono. E questo è quanto? Scusa, ma questo è tutto? Sì.
Occupato. No, vabbè, dobbiamo andare pure noi, non c'è nient'altro. Quindi. Ok. Possiamo... ok, perfetto. Crashato il gioco. Continua, sperando che abbia salvato. Ha salvato, però non lo so, ci siamo risvegliati in questa stanza? Vabbè, penso sia quella successiva a quella splashata. Una stanza con un sacco di quadri di uccelli. Aspetta che il... la velocità del mouse si è rallentata paurosamente. Non so se ha cambiato qualche opzione, scusate. No, vabbè. Andiamo prima qua. La freccia e il mouse destra-sinistra. In che senso, mi scusi? Aspetta, non ho capito se devo evitare di schiantarmi. Non lo so, sto muovendo io il mouse per il destra-sinistra così. Penso di sì, se no ci schiantiamo male, boh. Proviamo un attimino. Occhio che facciamo un frontale con gli altri, eh. Andiamo verso la luce, verso la luce. Ok. Nient'altro? Telefono. Telefono. Eccoci. Gain control over him, please. E... oh, adesso ha ripreso la velocità normale. Quindi forse era per i comandi del piccione che... che era un corvo, il piccione, sappiatelo che ogni volatile per noi è piccione. Allora siamo... aspetta, questa zona con queste serre mi ricorda paurosamente un altro gioco. Paurosamente inteso come molto simile ad un altro gioco horror che avevamo giocato tempo fa, di cui non mi ricordo assolutamente il nome. Questa zona un po' così, dove c'erano dei cani, che era... è un gioco estremamente bestemmioso. Vabbè, ve lo ricorderete meglio voi che io. Non lo so, vado prima qua perché là la strada sembra piuttosto lunga. Quindi non so qual è la strada giusta. Ecco, non questa. Che era Ermicio? Con un pianto di un bambino. O una bambina. Presumo il bambino. E va bene, allora proseguiamo da questo lato. Era quello dei cani che ci inseguivano. Ma... ne abbiamo giocati i giochi horror. Anche di porcate, nel senso... quello lì faceva abbastanza cagare. Però va bene. Noi proseguiamo. Aspettate. Erbecchino e il giardiniere. Portacci sua. Ma ha lanciato una palata in bocca. Ma scusi, ma si fa così? Siamo ospiti. Forse siamo ospiti, non lo so onestamente. Allora, qui c'è della terra e qui c'è sta paperella. Molto alla Hitman. Vabbè, noi prendiamo la paperella. Qua che c'è? Ah, la chiave per poter eventualmente aprire quella porta. C'è anche il portachiave. Era la testa di un corvo. Almeno sembrava la testa di un corvo. E provo a tornare nella serra. Poi tra pochissimo ci salutiamo, ragazzi. Come detto, non vorrei fare video lunghi, tanto comunque la serie sarà abbastanza breve. Poi ricordatevi, salve, ricordatevi di lasciare sempre un like e condividere per farmi capire se vi garba o meno, anche come tipologia di gioco, perché come vi dicevo ho diversi horror che vi vorrei proporre, anche da un po' di tempo che ho accumulato, tra virgolette. Questo è uscito recentemente, non altro, è uscito a gennaio. Alcuni già me l'hanno chiesto e sì, arriverà, se vi garba questo, cioè se vi garba il genere. Se no che stiamo a fare? Nel senso. Allora, ci ha chiesto di... però... già da come ci si è rivolto a noi.
Dov'è il confine tra sogno e realtà? Cos'è la vita? È essa che sogna o è ciò che noi sogniamo? Dimmi, cara Susan, cosa faresti se non potessi dormire? Controlleresti il sogno che non arriva a te, ma che ti perseguita? Eddie. Un po' qui, questo è il certificato di morte. Nome del deceduto Theodore Duell. Età 7, maschio, luogo di morte, casa di famiglia, causa della morte, strangolamento. Ma dobbiamo capire chi è. Allora, aspettate. Si può. No, non si può saltare. No, vorrei capire se c'è qualcos'altro qui. O se dobbiamo andare via. Vabbè, a parte che qua non vedo assolutamente niente. Proviamo ad andare via perché qui non c'è niente, quindi. Telefono, ecco il telefono. Arrivo, arrivo. Siamo reperibili. Daddy! Daddy! He's here! He's back! Ok, siamo. Allora, oserei dire la stanza del bambino. Certo è che come stanza di un bambino è abbastanza inquietante. Cioè c'è quel mix di sì, bambino, giocattoli, però poi, scusate, non lo so. Non lo so. Comunque ragazzi, a questo punto io direi di salutarci qui con questo primissimo episodio di Rise of Insanity. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Allora lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, Facebook, secondo canale, Instagram anche, seguitemi anche lì. E ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, mi raccomando, fatemi sapere la vostra. E sempre cuffie, volume a palla, luci spente e buoni sogni. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.